Buonasera, buonasera e benvenuti alla Consueto Appuntamento con Anteprima Pescara alle 20.30 in diretta, rigorosamente in diretta su Rete 8 Sport. Saluto subito Dino D'Angelo, il nostro regista. Voi per l'attenzione, si sta giocando Venezia-Palermo, siamo nel secondo tempo, siamo al 73esimo minuto. Ebbene, il Venezia conduce per 3-0 sul Palermo, le reti di Suciu, Stulac nel primo tempo, nella ripresa l'ex Andelkovic al 64esimo, è praticamente fatta per la squadra di Pippo Inzaghi, che in caso di successo ormai più che probabile salirebbe al quinto posto in classifica generale, a quota 60, a meno 3 dal secondo posto occupato da Parma e Palermo. Il Parma deve ancora giocare, insomma il Venezia, che è la matricola di questo campionato, sta disputando una stagione da incorniciare. Venezia che ospiterà proprio la Pescara all'epilogo della stagione regolare, l'ultima giornata di fronte Venezia e Pescara. Si sta giocando ora il 28esimo-29esimo del secondo tempo, dunque Venezia 3, Palermo 0, ma facciamo vedere il quadro completo degli incontri. Alle 21 comincerà il secondo anticipo della 38esima giornata di fronte Bari ed Entella. Domani il resto del programma con inizio alle 15, ricordiamo che martedì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale, Ascoli-Perugia, Carpi-Avellino, Cesena-Frosinone, Cittadella-Foggia, Empoli-Novara, Pro-Vercelli, Parma, Salernitana-Brescia, Spezia-Cremonese, naturalmente Ternana-Pescara, il primo di quattro scontri diretti consecutivi che attendono i biancazzurri. Martedì prossimo l'Adriatico alle 15, Pescara-Cesena, poi sabato 5 maggio Novara-Pescara e poi sabato 12 maggio il Pescara ospiterà l'Ascoli dell'ex Serse Cosmi. Diamo anche uno sguardo alla classifica, diamo quasi per assodato insomma questo successo del Venezia, che dunque sale a quota 60 in classifica generale, al quinto posto a due lunghezze dal Frosinone, a tre dalla promozione diretta dalla coppia Parma-Palermo, l'Empoli ormai ad un passo dal ritorno in Serie A, poi Perugia e Bari 57, Cittadella 55, Foggia 51, Carpi 49, Spezia 47, Brescia 46, Salernitana 44, Cremonese 43, Pescara 42, due lunghezze di vantaggio sui play-out e dunque sul terzetto di squadre composto da Novara, Avellino ed Entella a quota 40, Cesena ed Ascoli 39 punti, Ternana 37, chiude la Provercelli con 34 punti. La Pescara deve muovere la classifica, libero liberati di Terni, Ternana invece condannata a vincere, Ternana che però è stata rilanciata da grande dall'ex tecnico biancazzurro Gigi De Canio, è subentrato alla settima giornata del girone di ritorno, viene dall'impresa in rimonta nel derby di Perugia da 0-2 a 3-2, tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro partite, ben 13 gol realizzati. Prima della presentazione della partita, appunto Ternana-Pescara, l'arbitro in Nasca di Bari, domani inizio alle 15, ascoltiamo il primo contributo in esclusiva del nostro Enrico Giancarli, che a fine seduta di rifinitura stamane ha avvicinato Kevin Yamga. Yamga, partita molto molto importante contro la Ternana, no? Scontro diretto da non fallire. Sicuramente è una partita molto importante per noi. La scorsa partita siamo riusciti a prendere i tre punti che erano fondamentali, come sono fondamentali i tre punti di domani. Quindi no, andiamo lì e cercheremo di portare i tre punti a casa. Arrivate in un ambiente esaltato dalla vittoria in rimonta 3-2 nel derbissimo contro il Perugia. Sì, sicuramente questo ci può anche aiutare a livello mentale, perché la vittoria era molto importante. Noi sappiamo che adesso dobbiamo vincere tutte le partite per salvarsi il prima possibile. I tre punti di domani sono fondamentali, quindi andremo lì e cercheremo di mettere tutta la grinta possibile in campo per cercare di portarsi i tre punti a casa. Cosa stai facendo per convincere Pillon a darti spazio? Bisogna allenarsi bene per mettere in difficoltà il mister. Ovviamente il mister fa le sue scelte, noi giocatori dobbiamo essere bravi a tutti quanti, impegnarsi al massimo e poi le scelte le fa lui. L'ultima ti chiedo, hai detto ovvi tre punti importanti, ma se dovesse arrivare un pareggio firmeresti? Guardi, io firmerei sempre per la vittoria, poi la partita è fatta di episodi, noi sicuramente andremo lì per cercare di vincere e poi vedremo cosa riusciamo a portare a casa.
Vietato comunque perdere domani a Libero Liberati di Terni, tra l'altro saranno 360 tifosi biancazzurri al seguito della squadra di Beppi Pillon che stiamo per ascoltare. Ascolteremo anche i brani più significativi della conferenza stampa dell'ex Gigi De Canio. Vediamo. 5 giornate all'epilogo a Terni, il primo dei 4 scontri diretti consecutivi previsti dal calendario. Umbri rilanciati dall'ex Gigi De Canio, subentrato alla 7ª giornata del girone di ritorno, soprattutto dall'impresa rimonta nel derby di Perugia da 0-2 a 3-2. Ma non basta, rossoverdi condannati a vincere, Pescara invece chiamato a muovere la classifica. Per entrambi i tecnici sarà comunque fondamentale l'approccio. Non dobbiamo commettere l'errore, secondo me, di Vercelli, che siamo scesi in campo i primi 8-10 minuti un po' titubanti e quello ci ha fregato. Perciò non dobbiamo scendere così, dobbiamo essere subito aggressivi. Sappiamo che una partita è tosta, non possiamo assolutamente commettere questo errore, perché daremo a loro le motivazioni per far sì che ce la possano fare. Invece noi dobbiamo essere, ribattere colpo su colpo, essere sul pezzo e non mollare mai. Quello che conta, a mio avviso, è l'approccio alla gara, la capacità di leggere le situazioni. Non esiste un modulo vincente rispetto a un altro, esistono i giocatori che con la loro determinazione sono capaci di fare la differenza rispetto all'avversario. Emergenza nel cuore del reparto arretrato, fuori Bovo Campagnaro e lo squalificato Coda al fianco di Perrotta. Giocherà uno tra Fornasier, che sembra favorito, e Gravillon. Torna Crescenzi in ballottaggio con Fiamozzi, altresì indisponibili Mazzotta, il solito Proietti e Falco, che sarà invece rimpiazzato da Capone nel tridente d'attacco completato da Mancuso e dall'ex Pettinari. A metà campo conferma per Valzania Brugman e Macin, sul quale Pillon si esprime così. Ma sì, è un giocatore che secondo me alle volte gli piace un po' fare la giocata, deve essere più essenziale. Si specchia un po'. Ecco, lui per diventare giocatore è importante, io l'ho detto anche a lui, non è che io lo dico subito, quello che penso lo dico. Sicché gliel'ho detto, se vuoi diventare giocatore meno cazzatine, cerca di essere più concreto, più, perché noi abbiamo bisogno adesso di essere concreti, di essere sul pezzo, e tacco il punto non ci serve, ci servono altre cose, perché noi dobbiamo salvarci. Ternana penultima con 37 punti a 2 lunghezze dai play-out, 3 dalla salvezza diretta. Peggiore difesa della Serie B, 65 gol subiti, appena 3 in più del Pescara. Ma quinto migliore attacco, 58 reti realizzate, di cui 20 dal classe 88 Montalto, 11 da Tremolada. Meglio hanno fatto Foggia e Frosinone, 59, Perugia 61, Empoli 82 gol. 4-3-1-2 il sistema di gioco, Sala o Plizzari tre pali, difende Gasparetto, Valiant e Favalli in difesa, l'ex Andrea Paolucci regista, Statella e Angiulli mezzali, Tremolada tra le linee, alle spalle di Carretta e Montalto. Quando è arrivato De Canio le cose sono cambiate, la squadra gioca meglio a calcio, molto più propositiva, molto più organizzata, perciò è una squadra che in questo momento è in salute, ma lo siamo anche noi. Perciò sarà una partita molto aperta, ce la giocheremo come abbiamo fatto, andiamo lì non senza aver remore psicologici, perché non è il caso, andiamo lì per giocarcela, dobbiamo andare lì e fare la nostra partita come abbiamo fatto a Palermo, perciò cercare di essere propositivi e giocare con coraggio senza aver problemi d'animo, di stare lì, aspettare, vedere cosa succede, no, giochiamo. È vero che il Pescara in questo momento e in una posizione di classifica non ottimale, ma è una classifica falsa e bugiarda per quelli che sono i suoi valori, e quindi è una squadra costruita con altre ambizioni. È un avversario che io considero alla stregua di Parma, Palermo, di quelle squadre che insomma hanno numeri importanti. Giocano un 4-3-3 perché giocando con Zeman insomma hanno assimilato bene questo concetto, quindi continuano, visto che hanno gli uomini per poterlo fare, continuano
a fare questo, lo fanno bene. Naturalmente il Pilloni con la sua esperienza eccetera ha portato dei correttivi. Abbiamo che noi giocatori di qualità, devono preoccuparsi anche loro di noi, non solo noi di loro, perciò è tutta una partita da giocarsi. Se andiamo là timorosi stiamo a casa, dobbiamo andare aggressivi, fare la partita, giocarcela senza farsi problemi mentali, andiamo lì e giochiamocela, punto. Beh, molto chiaro Beppe Pilloni, soprattutto molto determinato alla vigilia di questa partita molto importante in chiave salvezza. Ricordiamo martedì prossimo Pescara Cesena, turno infrasettimanale con inizio alle 15, sabato 5 maggio Novara Pescara e poi il sabato successivo Pescara Ascoli, prima di chiudere a Venezia. Il Venezia sta conducendo 3-0 sul Palermo, siamo ormai a 5 minuti dall'epilogo della contesa, praticamente vittoria in tasca per la squadra di Pippo Inzaghi. E noi ci fermiamo per la prima volta, restate con noi. Bene, torniamo in diretta da studio alle 20.46, anteprima Pescara, si sta per concludere il primo anticipo, Venezia 3, Palermo 0, siamo al 43esimo del secondo tempo, le reti del rumeno Suciu, di Stulac e Andelkovic, ex della contesa, nel secondo tempo partita senza storia, il Venezia ha giocato una grandissima partita e un duro stop, dobbiamo dire, per la squadra di Bruno Tedino che prova ad accorciare le distanze, ma ormai davvero è troppo tardi, siamo giunti al 44esimo, un minuto dal termine, salvo recupero. 3-0 in vantaggio la Venezia sulla Palermo. Abbiamo un altro contributo in esclusiva, il nostro Enrico Giancarli ha avvicinato Emanuele Pesoli, ex calciatore del Pescara, quest'anno aveva cominciato allenando l'Under 16, poi con l'arrivo di Pillon è stato promosso, diciamo così, in prima squadra, ma Pesoli è stato giocatore di Pillon nel Carpi nella stagione 2013-2014. Pesoli, intanto ben rivisto in questo nuovo ruolo, come ti trovi? Dai, molto bene, ho avuto questa chance, questa opportunità che si è creata grazie insomma, ecco, all'amicizia che avevo con il mister Pillon, visto che abbiamo lavorato a Carpi insieme, sono stato un suo giocatore. Quando è arrivato qui a Pescara, ecco, ci siamo sentiti e mi ha proposto questa collaborazione e credo insomma, ecco, che da parte mia ci sia un impegno importante, siamo in simbiosi perché comunque conosco bene Pillon e tutto quello che propone, insomma cerco di dargli una mano a 360 gradi. Ternana, partita molto molto difficile, Emanuele, sono galvanizzati dalla rimonta nel derby con il Perugia, che partita avete preparato? Ma sicuramente è una squadra in salute, la Ternana viene da un momento positivo, un momento in cui tutto quello che propongono gli riesce bene. E è una partita difficile in un campo complicato dove ci sarà anche il fattore pubblico che farà la differenza. Noi abbiamo preparato una partita con grande impegno e sicuramente andremo lì determinati per far sì insomma, ecco, che il Pescara possa tirarsi fuori dalla lotta e salvezza il prima possibile. Insomma, ecco, speriamo che le cose vadano in un certo modo perché comunque l'abbiamo preparata nel dettaglio e i ragazzi sono convinti e hanno anche l'aspetto mentale dalla loro parte perché comunque veniamo da una vittoria importante. Hai detto i dettagli, avete preparato con cura la partita, te ne chiedo uno, come si limitano Montalto e Tremolada? Sicuramente sono dei giocatori che stanno facendo molto bene nella categoria e abbiamo cercato insomma, ecco, di non caricare troppo di responsabilità chi andrà a giocare e, però con un occhio di riguardo assolutamente perché come abbiamo detto sono dei giocatori che da un momento all'altro possono cambiare le sorti del match. Quindi partita tosta, partita di grande intensità e di concentrazione massima. L'ultima sulla difesa, prima di chiederti una cosa sul tuo futuro. Ha detto in conferenza Pillon che Fornasier è a disposizione anche se non si è allenato in settimana. Diciamo che l'unico certo è Perrotta, poi ci sono i giovani. Che consigli ti senti di dare a chi giocherà domani? Ho parlato tantissimo con Perrotta, ho parlato tanto con Gravillon perché secondo me è un ragazzo con grande potenziale. Naturalmente
ha questa incoscienza ancora del ragazzetto che esce dalla primavera, però ha tante qualità, quindi ha una forza fisica importante, e se dovesse giocare lui ci potrà dare una grande mano, perché a campo aperto con Carretta che attacca gli spazi è uno di quelli che può reggere botta, quindi fattore insomma, ecco, che potrà fare la differenza sicuramente è la motivazione del ragazzo. È finito qualche anno fa all'Aquila come calciatore, poi nel Pescara nel settore giovanile, ora questa opportunità da vice in Serie B. Il futuro di Emanuele Pessoli come lo sogna? Enrico, sogno un futuro da allenatore di livello, e naturalmente farà la differenza quello che semini all'inizio, no? Quindi come ti proponi, le idee che dai, e mi sento pronto e spero insomma, ecco, di continuare il mio processo di avvicinamento a diventare magari l'allenatore in prima di una prima squadra. E con molta umiltà, e tanto studio e rubare un po', ecco, dai più bravi. In bocca al lupo dunque ad Emanuele Pessoli. Le 20:51 è terminato il primo anticipo proprio in questo momento del campionato di Serie B, 38esima, 17esima giornata del girone di ritorno. Il Venezia ha travolto il Palermo 3-0, le reti di Suciu, Stulac e Andelkovic. Possiamo anche aggiornare la classifica, ma di fatto avevamo modificato la classifica, perché prima avevamo dato già i 3 punti alla Venezia. Ormai era fatta la partita, mancavano pochi minuti all'epilogo della contesa. Venezia che sale dunque al 5° posto a quota 60, davvero grande campionato quello finora disputato dalla squadra di Pippo Inzaghi, ricordiamo matricola del torneo. Lo scorso anno vinse il campionato di Serie C a soli 3 punti dal Palermo. Pesante la battuta d'arresto della squadra di Bruno Tedino, sarà su tutte le furie immaginiamo, patron Zampa Parini. Dunque Venezia che si candida anche alla promozione diretta, anche se insomma il Parma deve giocare, stessa cosa dicasi per il Frosinone. Restano ancora 4 partite, tutto può succedere. Dunque Venezia batte Palermo 3-0, ci fermiamo per pochi istanti e poi la parte finale di Anteprima Pescara con qualche curiosità. Torniamo in diretta dallo studio, ultimi 3-4 minuti e poi ci saluteremo. La curiosità è legata al fatto che la Pescara non vince al Libero Liberati di Terni dal 3 ottobre 1982. Campionato di Serie C, l'allenatore di quel Pescara era il compianto Tom Rosati. Quel Pescara che militava in Serie C salì al termine di quella stagione in B, dunque promozione nella cadetteria. Il capitano di quel Pescara era l'attuale responsabile dell'area tecnica del Delfino, Giorgio Repetto. Le reti di Dalla Costa e Lombardi nelle ultime 5 sfide, 4 KO e un solo pareggio, con un solo gol segnato tra l'altro da Cristian Pasquato. Il primo gol con la maglia del Pescara di Cristian Pasquato era il settembre 2014, finì 1-1 a Terni, gol di Ceravolo in apertura nel primo tempo e poi il pareggio nella ripresa, punizione magistrale di Cristian Pasquato. Dunque nelle ultime 5 partite, 4 sconfitte ed un pareggio, con un solo gol segnato dal Pescara al Libero Liberati di Terni. Chiudiamo con la grafica delle probabili formazioni per fissare un po' quali potrebbero essere gli schieramenti. Abbiamo detto dell'emergenza nel cuore del reparto arretrato del Pescara, infatti sono indisponibili Campagnaro, Bovo, Coda squalificato, oltre agli assenti Falco, Mazzotta e Proietti. C'è il dubbio Fornasier Gravion al centro del reparto al fianco di Perrotta, si deciderà domani. Fornasier sembra favorito anche se si è allenato pochissimo per un fastidio al ginocchio nel corso di questa settimana. Balzano a destra, Crescenzi al rientro dopo la squalifica dovrebbe soffiare il posto a Fiamozzi, usiamo sempre il condizionale, a centrocampo Brugman, Macin e Valzania. Davanti la novità Capone dal primo minuto in luogo dell'infortunato Falco, a completare il tridente con Petit
Centinari, ex della partita, e Mancuso. Vediamo la Ternana, 4-3-1-2, il sistema di gioco disegnato dall'ex allenatore biancazzurro Gigi De Canio, che sfiorò la promozione in Serie A nella stagione 98-99, subentrò a Francesco Giorgini di un solo punto, non si disputavano ancora i playoff, davvero una beffa atroce per il Pescara edizione 98-99. Questo è il probabile 11, Sala tra i pali, anche se in questo caso c'è un dubbio perché Sala si è allenato poco, un problema alla spalla, in preallarme Plizzari, scuola Milan classe 2000, che aveva già giocato da titolare nella prima parte della stagione. Defendi Gasparetto, Valiant e Favalli a comporre il reparto arretrato. Gasparetto è un difensore centrale esperto, classe 88, ha vinto lo scorso anno il campionato di Serie B con la spalla, anzi negli ultimi due campionati ha vinto C e B con la squadra estense. Valiant ha giocato, sta giocando sempre in Serie B, insomma una discreta esperienza, un classe 95, quindi ancora giovane, di proprietà del Chievo. Per quanto riguarda il centrocampo, l'ex sarà Andrea Paolucci, cresciuto proprio nel vivaio, tre presenze nella stagione 2005-2006 in Serie B con il Pescara, targato Maurizio Sarri prima del trasferimento a Firenze, nelle ultime sei stagioni ha giocato con il Cittadella, quest'anno alla Ternana. Statella e Angiuli dovrebbero essere le mezzali, e poi attenzione all'attacco, che è il pezzo forte della Ternana, il quinto miglior attacco della stagione del campionato con 58 gol all'attivo. Tremolada tra le linee, un classe 91, scuola Inter, in prestito dall'Entella, già 11 gol in questo campionato, praticamente un record personale per Tremolada, che si era fermato a quota 5 lo scorso anno in Serie B con l'Entella. Poi Carretta, al primo anno di Serie B, viene dalla Matera, classe 90, 6 reti segnate da questo brevilineo attaccante molto veloce, che ha grande fantasia, ma soprattutto Montalto, questo è un giocatore clamoroso che è esploso definitivamente in questa stagione, classe 88, ha compiuto 30 anni proprio lo scorso 6 aprile. Pensate, lo scorso anno ha militato nella Juve Stabia, 5 presenze in Serie C, un solo gol segnato, adesso è già a quota 20, è un giocatore mancino, possente dal punto di vista fisico, ma sicuramente dinamico e molto abile nel gioco aereo. Staremo naturalmente a vedere, si preannuncia una partita aperta, una partita ricca di emozioni. Ripetiamo, la Ternana è condannata a vincere, penultima in classifica, il Pescara deve muovere la classifica dopo il successo corroborante sul piano psicologico e della classifica ottenuto ai danni dello Spezia. Chiudiamo qui l'appuntamento con l'anteprima Pescara alle 21 in punto dopo la pubblicità. Cuccioli e Campioni, il consueto format del venerdì curato da Mila Cantagallo, che verte sul settore giovanile del Pescara. Sarà impreziosita la puntata dalla presenza del giocatore della prima squadra Riccardo Fiamozzi. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.